Bene. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere venuti qua in, questo, in questa giornata un po' particolare per Pasquale. Molti sono in montagna, vediamo. Eh, la serata comunque ci regalerà uh, delle, delle, um, delle belle sensazioni, pur non essendo in montagna, ma in montagna ci andremo, andremo molto lontano questa sera, andremo... Dall'altra parte dell'oceano, eh, nel, nel continente americano, faremo un, una galoppata da nord a sud e da sud a nord lungo tutte le dorsali montuose americane. Grazie a Serafino, che è con noi per la terza serata, eh, che abbiamo eh, avuto il piacere di ospitare delle sue opere che sono uscite in questo caso le ultime due insieme a Sara Cornola. la prima invece era una. una vedeva come unico autore eh, nella collana del Corriere della Sera curata da Alessandro Gogna sulla storia dell'alpinismo. Eh, collana che praticamente non si trova in nessuna libreria, si trovano eh, qualche numero, tro eh, lo potete trovare online ancora nello store del Corriere della Sera. Eh, purtroppo il RCS ha deciso di uscire soltanto in edicola e di tenersi le ultime copie rimaste. Vedo che ne forse neanche Serafino stasera ne ha una. <ride> ne ha una. <ride> Quindi ehm, questa serata fa parte delle serate di incontri con l'autore che grazie alla nostra biblioteca abbiamo organizzato in sezione, eh, ne seguiranno delle altre, eh, vi dico subito che giovedì prossimo parleremo di Cornostella, eh, la guida del Cornostella è uscita nel 2000, mi sembra, 2022 a cura di Ghibaudo e Bergese con le vie di alpinismo classiche e moderne. Quindi, un, una montagna a noi molto cara, eh, Rifugio Bozzano insegna i suoi piedi, insomma, tanti genovesi hanno arrampicato eh, in Valle Gesso e eh, sulle pareti del Cornostella. Sarà una serata particolare perché, appunto, parleremo di una montagna cara alla sezione Ligure e a tutti i genovesi. Ma concentriamoci su stasera, diamo benvenuto eh, a Serafino, vi prego di un applauso così di incoraggiamento. Grazie e um, ti ringraziamo ancora di essere qui con noi eh, direi che ti lascio la parola tanto ormai sei di casa grazie grazie mille allora io come sempre vi porto i saluti del, del club alpino accademico italiano che eh, insomma collabora con, eh, con il CAI Ligure nell'organizzazione di queste serate e anche del GISM il gruppo italiano scrittori di montagna ha dato il suo patrocinio a queste iniziative. Allora, questa sera, eh, come già anticipato, ce ne andiamo dall'altra parte dell'oceano e eh, parliamo del, dell'alpinismo americano. Eh, L'alpinismo americano è eh, il tema a cui è dedicato il, il volume che ho curato assieme alla collega giornalista. Sara Sottocornola, eh, inizialmente doveva essere focalizzato solo sul, uh, sul Nord America. Poi il Bongogna ha detto: Ma, dai, giustamente, perché dobbiamo trascurare tutto una, un, un continente e quindi è stato messo dentro Nord e Sud America. Um, io direi, cominciamo subito con, uh, con questo nostro percorso. Vediamo un attimo, un attimo eh, qualche problemino tecnico. Ovviamente un secondo fa funzionava tutto. No. Se vuoi mi metto al computer e lo faccio girare da lì. Allora, vabbè, intanto procediamo. Eh, il volume appunto tratta del nord e, e dell'America settentrionale e l'America meridionale. La Patagonia è stata esclusa perché è stato giustamente dedicato un, uh, un volume ad hoc nella collana. Eh, io questa sera però uh, restringerò il campo. No, torna indietro. Ok, eh, io restringerò il campo solo all'America settentrionale mm, per tre motivi. Prima di tutto, perché ce ne sarà già abbastanza per andare avanti, si potrebbe andare avanti per delle ore. Poi, perché è la parte del libro che ho curato io, e soprattutto perché è ehm, quella parte del continente che ha dato vita a un alpinismo. Più autoctono, non che in Sud America non ci siano stati degli alpinisti, eh, diciamo, locali che abbiano fatto attività importante. Eh, ma questa cosa, questo fenomeno è stato molto più eh, massiccio nell'America settentrionale e, soprattutto, ad un certo punto eh, il modello di alpinismo eh, sviluppatosi in America è arrivato a rivoluzionare l'alpinismo europeo, cosa che eh, il Sud America non, non è mai riuscito a fare, diciamo l'andinismo non ha mai influenzato l'alpinismo europeo. Eh, L'arrampicata e l'alpinismo nell'America settentrionale invece lo vedremo anche nel nostro percorso, ha portato grandi innovazioni. E dicevo ce n'è già abbastanza, perché se guardiamo solo l'area delle montagne rocciose, sono eh, una catena che eh, comincia dalla, dalla Columbia Britannica eh, a nord, arriva fino al New Mexico, sono 4.800 km, eh, insomma eh, praticamente quattro volte la lunghezza dell'arco alpino e l'estensione della, della superficie è pazzesca, un, un milione di chilometri quadrati circa. E con questo non abbiamo considerato uh, un'altra parte significativa che è eh, la catena dell'Alaska e del Coastal Range. Anche lì sono un, un arco di mille chilometri eh, con cime altissime che superano spesso i 5.000 metri. Uh, e il gigante del Nord America il, uh, il Denali che supera uh, abbondantemente i 6.000 metri ed è posto molto vicino al circolo polare quindi eh, sono una varietà di ambienti uh, straordinaria eh, niente, stasera vediamo così Ecco, dicevo, una straordinaria varietà di ambienti mh, che ci costringerà ad un'ulteriore selezione, perché, pensate, andiamo dalle grandi montagne e dai grandi spazi del, del dell'estremo nord del continente alle cime eh, che hanno caratteristiche molto alpine delle Canadian Rockies, le, le montagne rocciose del Canada, eh, poi i vulcani del, del Costa Range, e, e poi le grandi pareti di granito della, della Sierra Nevada, della Yosemite e del, del Colorado. Eh, e poi ancora eh, il piccolo ma importante gruppo del, dei Tetons con le, con le sue guglie di granito. A est ci sono gli Appalachi che sono delle collinette dopo, dove, lo vedremo, poco alpinismo si è fatto, ma eh, si è sviluppata. La scalata su, nelle, nelle falese di Calcare con una storia importante e particolare. E poi magari eh, ricaveremo un angolino per raccontarla perché è davvero folcloristica. Poi ci sono i deserti centrali con le, le torri di arenaria e poi eh, la zona anche del, del Messico. Quindi mh, sono tantissimi, tantissimi ambienti. Ma eh, non potremo fare. Una, una cronistoria, anche perché eh, non, non ci sono delle, delle fonti eh, aggiornate e organiche sull'alpinismo americano. Eh, in Europa, eh, in lingua italiana, sostanzialmente non è stato prodotto nulla. Ci sono due libri, bellissimi, fra l'altro, che, che, che vi consiglio. Uno è Continental Divide. Che però, si ferma agli anni 30, 40, del Novecento. Del, del e l'altro è Climbing in North America di Chris Jones che eh, arriva fino alle soglie degli anni '70. Eh, però mh, non c'è nient'altro. Quindi, anche costruire questa, questa storia dell'alpinismo. È stata un'impresa, mi ha salvato il solito Gonia che ha aperto le porte della sua labirintica biblioteca dove ci sono tutti i numeri dell'American Alpine Journal dal primo all'ultimo. E eh, ho trascorso qualche pomeriggio lì a spulciarli e, vabbè, è stato molto utile. Dicevo, il. Eh... Il libro stesso e la conferenza di questa sera non è cronologica, sarà solo un, un assaggio di, di alcuni luoghi, di alcuni personaggi, cercando soprattutto di far capire quali sono uh, le caratteristiche uh, distintive dell'alpinismo americano e ancora più in generale direi del rapporto uh, degli americani con uh, la natura selvaggia, con, uh, con la wilderness. Per entrare nel tema dopo questo pippone che vi ho fatto, um, vi lancio una. così. un piccolo spunto. No, non ve lo lancio perché non va l'audio. <ride> Torniamo indietro. Proviamo. E ho voluto fare... Le Montagne Rocciose sono il centro del mondo. Eh. Ok, e dice, dice Del L'avrete riconosciuto. Questo è un pezzo del film: Corvo Rosso Non avrà il mio scalpo. Ed è il commiato di Jeremy Johnson e, e di Del Ghiè. Sono due trapper, due esploratori due mountain men, uomini delle montagne. E gli uomini delle montagne non sono alpinisti, ma non sono neanche i nostri valdigiani. I valdigiani sono gli uomini delle radici. I mountain men sono gli uomini della frontiera, dell'eterna frontiera dove tutto si può ricominciare sempre, sempre da capo. E questo, um, questo mito del mountain man e, e dell'eterna frontiera è qualcosa che appartiene profondamente a, al popolo americano e che vedremo, uh, ritroveremo più volte nell'evoluzione nell dell'alpinismo americano. Ecco, le montagne, del mon le, le, le montagne rocciose sono, sono il centro del mondo che pensiero egocentrato, eh, molto mh, ingenuo, un pensiero infantile, eh. ma guarda caso in qualche modo quest'idea eh, di un centro del mondo che non è di qua nel, eh, nella terra dei civili, ma è di là, in ciò che non è ancora esplorato, ciò che, che ancora deve essere scoperto. È qualcosa che caratterizza appunto gran parte della cultura americana, anche della letteratura. Voi direte cosa ci fa una, una balena in mezzo a, a una conferenza sull'alpinismo? Beh, questo è un'illustrazione di Moby Dick, il grande romanzo di Melville, dove nell'incipit il protagonista no, dice proprio quando. Eh, quando la malinconia mi prende al punto che mi verrebbe voglia di mandare tutti a quel paese, di buttare il cappello per terra la gente, comincio a seguire tutti i funerali che vedo, vado per mare. Cioè quando la vita diventa insostenibile di qua, non, non è più vera, oltre quella frontiera io eh, trovo una rinascita. In qualche modo eh, davvero c'è qualcosa di, di infantile. Eh, infantile nel senso di eh, una rinascita costante eh, e il fatto che gran parte della letteratura americana, da Melville a Jack London sia stata interpretata all'inizio in Europa come, come letteratura per l'infanzia. Sì, forse c'era un po' di spocchia in questo, eh, in questo atteggiamento, ma qualcosa coglieva di, di, quella, di quella realtà. Ma del Ghiè ci avverte Qui non ci sono leggi per i coraggiosi e non ci sono rifugi per i dementi. E questa frase ci rivela un altro aspetto che, che torna in tanta cultura americana, in tanta letteratura, quello della, della violenza. Questo mondo eh, violento, senza, senza legge, dove la legge bisogna ricostruirla ogni volta. Eh, penso anche, qui, ai romanzi di Cormac McCarthy. E, ma anche a un personaggio che abbiamo visto in una delle precedenti conferenze che era Gary Hemming, dove la tematica della violenza del rapporto violento fra gli uomini e fra gli uomini e la natura era, era eh, pregnante, era, era fondamentale. Tutto questo lo vedremo un po'. Ma adesso arriviamo alla storia. Eh, allora, la primissima eh, ascensione di una montagna nel Nord America risale addirittura al 600, quando questo tizio eh, Derby File decide di salire il Mount Washington, eh, allora si chiamava la White Hill, nel, nello stato del New Hampshire, nel, nel nord della costa orientale. e di sicuro non lo fa per, per motivazioni alpinistiche, anzi, le, le cronache del tempo lo, lo definiscono come un uomo affetto da pazzia, per cui bisognava essere matti per, per decidere di andare a salire una montagna. E dopo di allora, per due secoli è praticamente mh, il silenzio dal punto di vista dell'alpinismo, dell proprio perché gli Appalachi non sono montagne. Mh, vere e proprie. L'incontro degli americani con le montagne avviene nell'Ottocento quando, eh, col proseguire dell'espansione verso ovest, al di là delle grandi pianure del Midwest, si scontrano letteralmente con uh, le montagne rocciose, con, uh, il, uh, il, prima di tutto con il Frontal Range del, del Colorado. E lì si trovano davanti a, a, a pareti, a, a montagne molto, molto ripide, pareti molto scoscese che arrivano a toccare anche i 4.000 metri. E, e questo cordone che dal, dall'estremo nord attraversa tutta l'America lo chiamano Continental Divide, eh, proprio per far capire che è una, una barriera che, che spacca in due verticalmente il continente e impedisce l'accesso alla ai territori dell'ovest. Le prime esplorazioni delle Canadian Rockies non hanno nulla a che fare con l'alpinismo, eh, sono più che altro mh, pionieri, esploratori, geografi, perché l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di mappare queste aree, prenderne in qualche modo possesso, ma soprattutto trovare i valichi attraverso la barriera delle montagne rocciose mandare i coloni di là sulla, sulla costa ovest in modo da contendere il possesso del territorio al, al Messico. E eh, fra questi esploratori eh, uno, eh, fra, diciamo dei più attivi, dei più famosi è Zebulon Pike. Zebulon Pike è anche il primo che comincia a intestardirsi eh, a voler salire a tutti i costi una cima e, e nella zona del Colorado ai tempi lo chiamavano il Grand Peak e eh, ah, il fascino suo e anche di altri verso eh, questa cima probabilmente deriva proprio anche da quella cultura romantica che aveva generato nei decenni precedenti l'alpinismo in Europa, no? il fascino dell'orrido, del sublime. E eh, lui non riuscirà mai a raggiungere questa, questa vetta, ma nel 1920... Una spedizione riesce a toccare la cima e dedica la montagna a lui e diventa il Pike's Peak. È eh, la montagna, mh, la prima salita registrata di una grande montagna nel, nel Nord America. Curiosamente, un po' di anni dopo, nel 1895, la poetessa Lee Bates proprio in cima a al Pike Peak ha uh, l'intuizione di quella che diventerà uh, il secondo inno nazionale americano, uh, che, è quello, um, che è America the Beautiful. E una strofa verrà poi messo in musica e uh, diciamo, è, è quello più sentito dalla popolazione. E una strofa di questo inno cita proprio le montagne, no? Per la pulpura e maestà delle montagne, sopra la pianura fruttifera. Dio benedica l'America e Dio diffonde su di te la, la sua grazia. Anche queste parole non sono da prendere così in modo estemporaneo, perché c'è un'altra caratteristica del rapporto dei, degli americani con, uh, con la dimensione della natura selvaggia, che prima non abbiamo citato, che è quella legata proprio al, al tema religioso. Eh, non dobbiamo dimenticare che uh, i, i, I padri pellegrini erano, erano puritani, quindi persone con una profonda fede, e arrivati nel Nuovo Mondo hanno visto questo, questo mondo come la materializzazione della Nuova Gerusalemme, della Terra Promessa. E la grandiosità delle montagne, la grandiosità della natura americana per loro diventa in qualche modo una manifestazione di quel... Eh, Mm, sì, una rivelazione di quel destino manifesto di felicità e di gloria che attende il popolo americano. Questa cosa è sentita profondamente, non solo, eh, non solo eh, in ambito religioso, ma l'abbiamo già visto anche in ambito eh, culturale. Infatti, una grande eh, filone che influenza la visione della natura è quello del trascendentalismo americano. Con uh, poeti come Ralph Waldo Emerson o uh, maria oh, Thoreau. Eh, Thoreau, è, nel, nel suo Walden, La vita nei, moschi, nei boschi, mette proprio uh, in evidenza il fatto che è là, là fuori, nella natura selvaggia, che uno può gustare il senso più profondo della vita. E ripeto, tutto questo lo vedremo, lo vedremo più volte. Uh, attivo nel, nell'alpinismo, ecco. Uh, ho fatto questo, così, questa glorificazione del, della cultura americana della wilderness. Ovviamente, tutto ciò con buona pace dei nativi americani che uh, di fronte al destino manifesto <ride> hanno dovuto ritirarsi e, uh, e sono stati spazzati via perché, come avvertiva Delghie, non ci sono leggi per i coraggiosi. Torniamo però alla cronaca delle, delle salite. E già nel corso della prima metà dell'Ottocento qualche barlume di uh, concezione alpinistica si, si manifesta. Nel 1827 uh, viene salita una, una montagna nell'area delle Canadian Rockies e il uh, David Douglas, l'alpinista uh, che potremmo definirlo, dice... Sì, sì, l'ho fatto per pura curiosità. Già questo un, è un cambiamento grosso rispetto alle motivazioni dei, degli esploratori. Nel 1833 Benjamin Bonville eh, sale una cima del Wyoming e scrive letteralmente che è nello scalare montagne che l'orgoglio umano raggiunge la più alta ostinazione. Quindi comincia a nascere una... Un gusto eh, e una, un desiderio di fare alpinismo. Eh, con lo stesso, più o meno con, con la stessa motivazione, eh, John Fremont sale una, una vetta nell'area del Wild River Mountains e, eh, che tra l'altro, arrivano in cima, que, questa, questa stampa rappresenta proprio l'arrivo in cima, no? coloro che piantano la bandiera americana e da buoni cowboy sparano in aria un po' di di colpi di pistola. Cosa curiosa, lui dice, ah, sono arrivato sulla cima più alta del Nord America, cosa che fanno più o meno tutti quelli che salgono una montagna in Nord America in questo, in questo periodo. Uh, ma non c'è da stupirsi più di tanto, che il territorio è talmente inesplorato, eh, i punti di riferimento sono talmente minimi che è facile prendere prendere questi 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 granchi insomma fraintendere il, la quota a cui si è realmente arrivati fino alla prima metà dell'800 abbiamo detto mh, pochissime pochissime sono le, le, le salite alpinistiche poi si fanno un po più frequenti eh, c'è un'area in particolare che uh, dove comincia a sorgere un pochettino di interesse alpinistico, è quella della Cascade Range, dove ci sono questi grandi vulcani e sono vicini alle nuove città della costa ovest. Seattle praticamente è in vista del, di, questi, di questa catena. E qui c'è il Mount Rainer, che è uh, una, una montagna di, di ben più di, di 4000 metri. Dove, nel 1870, viene realizzato eh, la prima ascensione in Nord America, dove si usano effettivamente le, delle attrezzature da scalata, una corda, eh, le piccozze, gli scarponi chiodati, e addirittura c'è un primo bivacco: cioè, arrivati in cima, questi eh, due coloni, accompagnati, fra l'altro, da un membro del, dell'alpine club inglese. Sono costretti a bivaccare, per fortuna non congelano perché da, dal, dalla caldera del, del vulcano escono i, i fumi caldi e quindi riescono a, a gestirsi un, un pochettino il, il bivacco. Dopo la loro salita, fino alla fine del secolo, si contano almeno una trentina di altre salite, quindi qualcosa si sta muovendo. segnala ancora un paio di, di, di salite importanti. Eh, Powell sale il Longs Peak, che è la, la cima simbolo del Colorado, e la cui parete bellissima, parete est, eh, soprannominata The Diamond, per quella, quella forma appunto, a diamante, diventerà teatro delle grandi salite su roccia nel Novecento. Eh, invece, Clarence King sale nel 1873 il Mount Whitney, è la montagna più alta della Sierra Nevada. Fra l'altro, lui ci arriva, eh, anche qui eh, fa capire la vastità del territorio inesplorato, lui tenta più volte e tutte le volte sbaglia montagna. Cioè, su, pensa di partire per arrivare, ma succede sempre qualche, qualche inghippo per cui non arriva sulla cima giusta. Alla fine ci arriva e scopre che qualcun altro è arrivato prima di lui, c'è cioè un ometto. Di Sassi, chi l'avrà fatto, magari i nativi, non si sa. e La cosa importante è che King dà alle stampe eh, i suoi racconti, eh, diciamo, di, di esplorazione che diventano uno dei primi classici della letteratura alpinistica americana e quindi contribuirà a eh, divulgare insomma, la passione per lo scalare montagna. Ecco, in questi stessi anni entra in scena un personaggio fondamentale che è John Muir. John Muir è, eh, non, non è una, un geografo professionista, non è un esploratore professionista, è una, un appassionato eh, di grande cultura sicur sicuramente che eh, comincia eh, a girare per, per le montagne della Sierra. E rimane folgorato dalla bellezza della valle di Yosemite no? che definisce come il più grande di tutti i templi della natura e nei suoi libri racconta la meraviglia della, della wilderness della natura selvaggia e mette in evidenza come questa bellezza possa essere un rimedio alla diciamo alla situazione di, di, di di deperimento e di stress dell'uomo che proprio in quegli anni comincia a, a vivere il, il degrado delle grandi città. Lui eh, sono gli anni in cui la California si popola per la corsa all'oro, nascono i grandi centri e, e lì invece c'è un mondo dove che, che è tutto bellezza, che è tutto salubrità e lui eh, racconta con con testi meravigliosi, questa, questa realtà, e dalle, dalle sue, dai suoi scritti, dai suoi insegnamenti, nasce il Sierra Club, che praticamente è una delle prime associazioni ambientaliste del mondo. Merito di Muir è anche quello di aver trascorso un bivacco in Yosemite assieme al presidente Theodore Roosevelt, e durante questo bivacco, <coughs> Roosevelt, eh, attraverso il Contatto con, con Muir comprende la necessità di tutelare questo patrimonio straordinario della natura e, e da lì parte, partono i grandi investimenti del governo centrale per cui eh, vengono istituiti i, i grandi parchi nazionali dell'Ovest. Ecco, eh, abbiamo visto la situazione, diciamo, del, negli, quelli che, che sono gli Stati Uniti. C'è da dire che però Uh, gli alpinisti che hanno fatto salite nell'Ottocento nell'area del, delle montagne rocciose statunitensi sono un po' tutti alpinisti per caso e quasi nessuno li ha fatti con attrezzature realmente alpinistiche. Per vedere veramente iniziare un movimento alpinistico dobbiamo spostarci più a nord, nelle Canadian Rockies, le montagne rocciose del Canada. È qui che comincia il vero alpinismo in Nord America, eh, mh, per due ragioni. Eh, la prima è che le, le, le montagne delle Canadian Rockies sono molto simili alle Alpi, Hanno, rappresentano quell'ideale di montagna innevata, con i ghiacciai, che eh, ispira gli alpinisti di quel tempo, cosa che non, non si può trovare nelle, nelle montagne rocciose degli Stati Uniti e soprattutto il Canada è un territorio della corona britannica quindi è molto più facile eh, arrivare lì per gli inglesi che in, in quel momento sono eh, diciamo i, i propugnatori del, dell'alpinismo eh, il un, un primissimo contatto avviene nel 1888 quando mh, poco dopo la costruzione della ferrovia che collega l'est e l'ovest del Canada due membri del, dell'Alpine Club arrivano nella zona della Tabasca Pass e si fermano a questa stazione la Glacier House in quota e cominciano a esplorare la zona e rimangono affascinati rimangono così affascinati che anche se scrivono un diario di viaggio che si diffonde in Europa e, eh, e comincia a, a creare il mito di quelle che vengono subito chiamate le Canadian Alps, le Alpi canadesi. Eh, questi due membri dell'Alpine Club, prima di rientrare in patria, fanno delle conferenze anche a Boston, dove è attivo eh, il gruppo della Appalachian Mountain Club, che fino ad allora ha fatto sostanzialmente mh, così, esplorazione geografica ma vengono talmente affascinati anche loro da questi racconti che eh, cominciano a diventare eh, alpinisti, anche loro a praticare le scalate e sono i primi, eh, diciamo, alpinisti consapevoli del, del continente nordamericano. E, i, eh, diciamo, gli impresari della, della Canadian Pacific Railway subito l'affare e infatti cosa fanno? Eh, ingaggiano delle guide svizzere che trascorrono l'estate alla Glacier House per accompagnare i, i clienti uh, nelle scalate addirittura pubblicizzano attraverso una una brochure le Canadian Rockies come la Svizzera del Nuovo Mondo. E nel 1896... Uh, un gruppo della Palachian Mountain Club tenta la salita del, del monte Lefroy e uh, durante questa salita il, diciamo, il leader della, mh, del gruppo, non possiamo dire una cordata perché salivano slegati, precipita, e gli altri lo vedono spilare accanto a loro e andare a schiantarsi. E questo è il primo incidente mortale nella storia dell'alpinismo americano. Che in qualche modo ha lo stesso effetto che la tragedia della, della salita del cervino, della prima ascensione del Cervino, aveva avuto in Europa. Quindi, grande clamore sui giornali, grandi interrogativi sul fatto che sia giusto che insomma, gente di buona famiglia vada a rischiare la vita per questa attività inutile. Vabbè, lo sappiamo, l'abbiamo già visto. Si ripete quello che è già successo in Europa. In, questi, in questo volgere di fine secolo uh, entra in azione sulle montagne del Nord America Norman Colli, che è stato compagno di, di Mammar, ed è lui che dà il via alla salita delle, al, alle salite più, più tecniche. Addirittura compare anche Wimper, che però mh, è lì per un giro di conferenze e non ha molta voglia di, di, di ingaggiarsi. A 60 anni, anche lui probabilmente comincia. A, a, a non aver più così voglia di mettersi a rischio. Però il suo giovane compagno Outman coglie l'occasione per salire il Mount Assiniboni che lo vedete nella foto, viene ovviamente subito battezzato come il cervino delle Rockies. Ed è eh, sicuramente una, una salita che segna un passaggio in avanti importante nell'alpinismo nell tecnico in Nord America. E il 1902 segna l'affermazione definitiva della moda e della cultura alpinistica perché vede la nascita dell'American Alpine Club. Un'altra eh, alt altre date importanti sono quelle del 1913, con la salita del Mount Robson, che è il più alto delle montagne rocciose. E poi proprio in quel periodo entra in scena Corrad Kane. Corrad Kane è eh, uno scalatore austriaco trapiantato negli Stati Uniti. E la sua figura è importante perché porta, è uno dei primi a portare in, nel, nel Nuovo Mondo eh, le abilità mh, di scalata su roccia e di uso della corda e dei chiodi acquisite dalla, dalla scuola... Dalla, nelle Alpi, nelle Alpi anche nelle Alpi orientali eh, ed è lui che per la prima volta sposta l'attenzione dalle cime innevate delle Rockies al gruppo delle Guglie dei Bugabù che sono molto simili alle Guide de Chamonix no? e nel 1916 sale una via che diventa sicuramente la più dura in arrampicata su roccia di, quel, di quell'epoca che tocca il quarto più, quindi siamo un po' indietro rispetto al, al livello toccato nelle Alpi, ma sicuramente Kane fa fare un bel salto in avanti. Particolare la storia della salita del Mount, Amber, eh, Mount Alberta dove addirittura arriva una spedizione giapponese. E, e qui è il potere del, della comunicazione, del marketing perché il loro capo spedizione aveva visto. La montagna su una brochure della, che pubblicizzava l'area della Glacier House, e quindi eh, arriva con tutta questa plotone di scalatori del Sollevante e, e, e realizzano una, una grande salita. Eh, una salita con difficoltà su roccia anche elevate e su ghiaccio, che poi verrà catalogata nella scala americana della difficoltà ambientale. Perché cioè non calcola eh, la difficoltà tecnica dei passaggi, ma tutto il contesto. Eh, su una scala di, di... che oggi arriva al grado 7, viene mh, categorizzata di grado 5. Quindi, eh, e anche oggi, ancora oggi è considerata una, una via impegnativa per, per chi scala nelle Canadian Rockies. Queste montagne continuano per eh, almeno per tutta la prima metà e, e anche oltre del Novecento eh, ad essere una palestra di alpinismo. Nel 59, eh, Fred Becky apre con, eh, con l'uso delle corde fisse eh, una nuova via sullo Snow Patch. È una, è una via che fa fare un salto in avanti alla, alla scalata in ambiente alpino. Perché vediamo, è una via di grado di, di mh, quinto grado, uh, in arrampicata libera, di A2 in artificiale, eh, ed è la più difficile, probabilmente, di quel livello in Nord America. Però vedete, cioè, è il 59. In, quello, in quegli stessi anni, nelle Alpi si facevano cose estremamente più impegnative. Quindi, eh, l'alpinismo americano, per tutta la prima metà del Novecento. Rimane un passo indietro. Eh, lo è effettivamente e lo è anche nel concetto. <coughs> eh, anche quando fanno cose molto difficili, gli americani sono convinti che i maestri europei sicuramente sono molto più avanti di loro. Hanno questo senso di, di inferiorità. Ci vorrà un po' e poi vedremo come per, per cambiare questa prospettiva. Due parole su Becchi, scusa. Fred Becky è eh, sicuramente uno dei personaggi più eh, importanti, ma anche centrici della, della scalata de, dell e dell'alpinismo americano. Lo vediamo qui, ormai a a, a a 70 anni, 80 anni suonati, col cartello Will Be Lay for Food. Cioè, Faccio sicura in cambio di cibo. E lui ha trascorso tutta la sua vita da vagabondo delle montagne. Eh, è diventato il simbolo dei dirt bagger, eh, cioè coloro che appunto vivono con il loro sacco a pelo sporco e, e girano il mondo per, per scalare, per stare, per stare nella natura. Eh, fino a, è morto pochi, pochi anni fa e fino all'ultimo. Ha continuato a, a vivere la sua vita vagabondando in giro per montagne e, e scalando, eh, dedicandosi a, a questa attività con, uh, con tutto, tutto se stesso. Molto importante nell'area delle, delle Canadian Rockies è anche la salita del 1961, che vede. Proprio Becky assieme a Yvonne Chuinard sul uh, Mount Edith Carwell. Eh, questa montagna presenta una, una parete di, di, di 1200 metri che affrontano in stile alpino, eh, superano difficoltà estremamente elevate, ma soprattutto è una parete con grandi pericoli oggettivi. Eh, è la prima volta che Uh, gli alpinisti americani sono disposti a mettersi in gioco uh, di fronte a una, a una montagna dove c'è così tanto rischio di scariche di sassi, di slavine. E potrebbe essere paragonabile a una Nord Liger e loro ci arrivano 30 anni dopo. Quindi, anche qui siamo capite. Questo, questo gap che poi, che poi verrà colmato ben presto. Ci spostiamo uh, ancora più, più a nord. E, vai pure. Siamo nella zona del, del Coastal Range e delle montagne dell'Alaska. Queste montagne sono, sono montagne bellissime, no? dalle, dalle città della costa si vedono nell'entroterra ma sono, sono belle e irraggiungibili, perché il territorio dove sono collocate è probabilmente ancora più selvaggio e più eh, inaccessibile delle, delle montagne del Karakorum e dell'Himalaya. Mm. Mm, ce n'è una in particolare che svetta su tutte le altre ed è il Mount St. Elias. È alto eh, quasi 5500 metri e eh, alla fine, ancora alla fine del, dell'Ottocento, è considerato come la montagna più alta del Nord America. A partire dal 1890 cominciano i tentativi verso, verso la montagna. Uh, curiosamente, uh, il primo tentativo viene messo in campo da una spedizione finanziata da un grande giornale americano, cioè vogliono utilizzare il, la salita per, per fare un, uno scoop. Tentano un approccio da sud che fallisce miseramente fra le, le paludi e, 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 la, e le nevicate della stagione, eh, ci sono altri tentativi. Nel 1897 si trovano uh, contemporaneamente due spedizioni, una è quella del, del duca degli Abruzzi. E l'altra è, è quella dell'americano Harry Bryant. Uh, Bryant mh, riesce a salire a, fino a 4000 metri circa, ma ancora una volta viene sconfitto dal, dall'esaurimento dei viveri, dal, dal maltempo, si ritira e poco dopo uh, il duca e, e le sue guide riescono a salire, con un'insperata un finestra di bel tempo, riescono a salire la vetta del St. Elias. Dopo, dopo questa vittoria Brian va a trovare il, il duca e a complimentarsi per la conquista e, e sembra che lui abbia risposto con questa frase, cioè, lo trova completamente sfatto da, dalla fatica e lui gli dice sì io ho conquistato Sant'Elias ma le zanzare hanno conquistato me, e, sicuramente quelle zone sono, sono terribili anche da questo punto di vista. Perfetto quanto sia stata comunque importante e, e, e rivoluzionaria questa salita, basti pensare che l'ascensione viene ripetuta solo nel 46 tra l'altro con una spedizione che si avvale dei, dei viveri e delle attrezzature catapultate per via aerea dall'aeronautica americana, quindi insomma il, il duca eh, ci sapeva fare con le scalate. Nello stesso anno in cui il duca degli Abruzzi sale a Sant'Elias, eh, dei geografi fanno una scoperta eh, sorprendente. Nell'area interna dell'Alaska eh, misurano questa, questa montagna che risulta essere di ben più di 6.000 metri. Eh, la conoscevano anche i, i nativi americani che infatti la chiamavano denali, che vu non vuol dire altro che grande montagna. Uh, ma i coloni decidono di battezzarla con il nome di Mount McKinley in onore del venticinquesimo presidente degli Stati Uniti. L'hanno individuata, ma pensare di salirla è ovviamente eh, è un'utopia perché è in un'area troppo, troppo isolata e troppo vicino al circolo polare, le condizioni sono davvero pazzesche, però le cose cambiano rapidamente. Infatti, con la seconda corsa all'oro, nell'Alaska eh, nell fioriscono nuove città come Fairbanks, che si trova soltanto a un mese di marcia dal, dal McKinley. E quindi cominciano i tentativi. Nel 1906 si prova Frederick Cook, che è una, eh, un esploratore polare. Mh, fanno questo tentativo con tutta la sua squadra a un certo punto si rendono conto che la stagione è troppo avanzata decidono di rientrare ma sul più bello Cook dice no, mh, voi tornate che io, io vado, ce la faccio eh, si porta dietro una, un conduttore di Muli come compagno dopo, dopo un mese ritorna dicendo ce l'abbiamo fatta abbiamo, fatto, abbiamo salito la vetta del Nord America abbiamo anche la foto e a tutti questa cosa sembra molto strana. E infatti, nel 1910 eh, parte una, una spedizione che ripercorre le orme di Cook ad un certo punto, su una cima di circa 3.000 metri a 30 km di distanza dal denali, trovano un posto dove è esattamente la foto che Cook aveva diffuso e spacciato come la foto della vetta. Insomma, il, il denali attende ancora la prima salita. E intanto però la cosa insomma, la, la, ha cominciato a essere, eh, la questione è calda, no? c'è anche chi ha messo in palio dei, dei lauti premi in denaro e, e proprio per, per intascarsi questo premio, nel 1900, nello stesso 1910 parte una delle spedizioni più improbabili della storia dell'alpinismo, un gruppo di minatori armati di stivaloni di, di gomma e di pertiche lunghissime da mettere sopra i crepacci per passarli, decide di andare e tentare la cima del, del, del denali. Eh, sicuramente non hanno nessuna esperienza di alpinismo, però, però è gente abituata a vivere in Alaska, a, a sopportare le condizioni più terribili e, eh, e, e si sanno difendere dal freddo, che è il nemico più, eh, più tremendo a quelle latitudini. E pian piano. Uh, questi quattro di questi, di questi minatori riescono, a detta loro, a raggiungere uh, la cima, in realtà un'anticima, si portano una delle, delle pertiche che avevano, che avevano con sé, la piantano nella neve e nel ghiaccio, ci legano la bandiera americana e, e tornano giù e dicono, ce l'abbiamo fatta, abbiamo salito uh, il McKinley. Visti i precedenti, nessuno gli crede. Nessuno gli crede, ma nel 1913, quando eh, il reverendo a stack eh, Ason Stack con i suoi compagni fa la prima salita documentata. Dalla cima vera vede lì a poca distanza sull'anticima. Il, il pennone ancora in piedi, con la bandiera tutta a brandelli e mezza congelata, ma in effetti. In effetti ce l'avevano fatta. I minatori hanno conquistato nel 1910 non la cima esatta, ma l'anticima del, del Denali. Dopo di allora poche cose accadono fra le montagne dell'Alaska, perché è un ambiente troppo ostile per poter pensare di uh, passare a un alpinismo più tecnico. Ci sono salite esplorative. È Bedford Washburn che diventa il massimo esperto il cantore di, di, di queste grandi montagne è lui che eh, apre eh, un'altra via di salita che è quella della, dello sperone ovest che poi diventerà eh, la via eh, diciamo abitudine la via normale di salita al denali ma è anche lui che eh, individua una linea favolosa sulla parete sud c'è questo, questo sperone di roccia che sale per 3200 metri dai, dai ghiacciai basali fino alla cima. E, e non è una passeggiata, non è una camminata, è uno sperone di, di, di pareti, fatto di pareti ripide che si alternano a canali, a pendii nevosi. E, e lui dice: eh, l'accesso la, la, da sud al Denali è così. Uh, così ripido e così esposto alle, alle tempeste che arrivano dall'ovest che solo un gruppo di alpinisti fortissimi e con, uh, e con grande esperienza può pensare di, di, di poterlo approcciare. E nel 1961 questi alpinisti arrivano. In realtà uno solo è un alpinista di grande esperienza, ed è del capo spedizione Riccardo Cassin. Gli altri sono cinque ragazzi giovanissimi eh, che vengono da Lecco, la mia città, e non, hanno, non sono mai usciti dalle Alpi. Eh, qualcuno di loro diceva: Io prima di prendere l'aereo non sapevo neanche dove fosse il, il McKinley, però, però sono, sono, sono tosti e, e sulle Alpi hanno fatto grandi cose già. e Riescono ad, a, a salire eh, dopo. Con un assedio anche qui in stile malayano, però ce la fanno, salgono lo sperone sud. Eh, e il risultato è probabilmente una delle più difficili salite del mondo in, in altissima quota. Eh, ed è l'inizio del, del passaggio mh, nelle, nelle montagne del Grande Nord all'alpinismo veramente, veramente tecnico. un po' di date che percorro velocemente eh, nel 1959 c'è sostanzialmente eh, per la prima volta per la prima volta qualcuno osa affrontare queste montagne in stile alpino cioè non con le corde fisse i campi ma con una salita con tutto nello zaino dalla base alla vetta in una eh, in un, un colpo solo sostanzialmente nel 67 arriva la prima salita invernale del McKinley, cosa che fino ad allora era ritenuta letteralmente impossibile. Nel 76 eh, c'è l'impresa eh, straordinaria di, di Charlie Porter, eh, uno dei più grandi scalatori americani, che sale la via di Cassina e compagni in 36 ore in stile alpino e in solitaria. Poi arrivano, arriva la salita di Casarotto nell'84 che percorre l'ultima cresta ancora inesplorata, in, ancora mai percorsa del Denali, che è The Ridge of No Return, la, la cresta del non ritorno, che insomma, già fa capire un po' di che cosa stiamo parlando. E da solo sta su questa cresta 13 giorni. Tanto era stato veloce come un fulmine Charlie Porter quanto lui è l'uomo della... Della resistenza sovrumana in alta quota. Eh, L'84 è anche l'anno dell'apertura della Slovak Direct, che praticamente è una linea a sinistra dello sperone, dello sperone sud della via Cassin che sale direttamente nella parte più ripida della parete e eh, viene considerata, è stata considerata per più di un decennio, la via di, di, di misto più dura del mondo. E ancora oggi è considerata una delle più difficili tant'è vero che nel 2000 quando Steve House, Mark White e Scott Beckys salgono questa via in stile alpino eh, lasciano eh, questo commento che, che dice c'è questa via ci ha resi deboli ci ha quasi uccisi ma siamo semplicemente diventati più forti e ancora oggi abbiamo questa forza ecco questa affermazione, secondo me, rappresenta bene che cosa significano ancora oggi le montagne dell'estremo nord dell'America. Cioè, sono il, la palestra dove i migliori alpinisti americani hanno la possibilità di confrontarsi con un ambiente così estremo, ma con difficoltà tecniche elevate, eh, che li può preparare alla, ad affrontare le, le montagne più difficili di tutto il mondo. Abbiamo visto le Canarian Rockies, abbiamo visto i, le montagne del Grande Nord e nel frattempo negli Stati Uniti cosa, cosa succede? Eh, questa domanda ci avvicina al, al cuore del, eh, della storia dell'alpinismo americano che è ovviamente la valle di Yosemite. Eh, prima però dobbiamo fare un passaggio in questo piccolissimo gruppo di, di cime che sono i, i Tetons. Eh, I Tetons sono un'area eh, montuosa vicino al parco, al parco nazionale di Yellowstone. Eh, eh, sono pochi chilometri quadrati, ma proprio il fatto che queste montagne sono così. Il terreno è così ristretto le rende molto, molto speciali perché all'inizio del, del Novecento quando in generale in giro per, per l'America il terreno era così vasto che eh, ogni salita poteva essere una nuova ascensione. Quindi ci si focalizzava sempre sull'andare a esplorare e non sulla, sulla ricerca delle difficoltà. Nei Tetons il terreno si esaurisce ben presto e allora lì si comincia a cercare, eh, a cercare le salite difficili su roccia e su ghiaccio e da qui passano... Eh, alcuni dei migliori scalatori americani Under, Durrance, Schunard, eh, Jeff Love, eh, ancora, oggi, ancora oggi, queste montagne sono, sono eh, un banco di prova per, per chi si muove eh, su terreno tecnico ad alte quote, a quote alpine, diciamo. Però adesso siamo. Uh, al cospetto della, della, della Yosemite Valley. La Yosemite si trova nella, nella Sierra Nevada, eh, in California, e la sua storia comincia tardi. Perché, vai pure? Perché in realtà, uh, fino a tutti gli anni 30 uh, de, del Novecento, eh, queste montagne restano ferme all'epoca esplorativa. Eh, I membri del Sierra Club sono molto attivi, ma sono appunto più che altro hanno interessi naturalistici, geografici, sono degli ottimi camminatori, ma poco, poco sanno di, di, di alpinismo e, e poco gli interessa. Nel 1913 arriva Underhill, eh, che è appunto uno dei, dei grandi talenti, di, di, scusa, nel 1931 uno dei grandi talenti di quel periodo e accompagna i membri del Sierra Club a salire la parete est del Mount Whitney. In realtà non è una, una parete di grandi difficoltà, se la cavano sostanzialmente in una mezza giornata di, di scalata. Eh, però questa, questa salita comincia a cambiare le cose eh, e soprattutto le conferenze che Andar eh, realizza in giro per, per la California portano la conoscenza dell'uso della corda, dell'uso del chiodo delle tecniche alpinistiche insomma le cose cominciano a cambiare eh, però, però, però eh, le grandi pareti della Yosemite ancora non vengono prese in considerazione sono troppo grandi, troppo ripide eh, sono solo uno scenario magnifico che, che i membri del Sierra Club percorrono per andare verso la Sierra ma c'è un gruppetto di, di ragazzi sdenarati, di studenti di Berkeley che proprio in quegli anni si appassiona di arrampicata non hanno i soldi per arrivare fino, fino alla Sierra e fino alla Yosemite possono scalare solo sulle paretine attorno alla città universitaria no? però queste paretine sono, sono ripide insomma e loro si concentrano sulla, sulla difficoltà eh, sono, sono Studenti universitari, quindi gli piace spulciare i libri, studiano, studiano le tecniche, eh, e si concentrano anche sul, uh, sul uh, tema della, della sicurezza. Non tanto perché non vogliono assolutamente rischiare, quanto perché non riescono a concepire, visto il tipo di, di scalata molto uh, impegnativa che fanno, non riescono ad accettare la il comandamento che allora impera nell'alpinismo che è il primo di cordata non deve cadere. No, allora dico perché non deve cadere? Se dobbiamo provare difficoltà sempre più, più alte, dobbiamo poter cadere e, e si mettono si danno come come slogan safety first, cioè la sicurezza prima di tutto, ma questa sicurezza la mettono alla prova e quindi cominciano a fare delle prove di volo e eh, elaborano un sistema di, di sicurezza del primo di cordata basato praticamente. Fanno passare la corda dietro la schiena, la fanno frizionare fra le mani. È qualcosa di eh, assolutamente mai concepito prima. Ed è la prima volta che gli americani eh, sono più avanti degli europei sull'elaborazione di una tecnica di scalata. E piano i, questi, questi ragazzi che fondano il Craigmont Climbing Club entrano a far parte del gruppo della, del Sierra Club vengono integrati come, come climbing section e finalmente eh, grazie a questa integrazione riescono ad arrivare in Yosemite e nel 1934 aprono la prima via eh, della valle sulla Cathedral ed è l'inizio di una storia grandiosa che adesso andiamo a percorrere velocemente. Il, dopo aver essersi impratichiti sulle, sulle pareti di Iosemiti, eh, i Sierrans eh, cominciano a uscire, a, cominciano ad avere notizia del, dei grandi eh, obiettivi alpinistici del Nord America. E, e, al alpinistici, più che altro scalatori nel senso di, di, della scalata su roccia. E eh, nel '35, ad esempio, vanno nel, nel deserto del New Mexico e salgono la Ship Rock, che era considerata una, una vetta impossibile. La salgono utilizzando 5 bolt, che sono i nostri chiodi a pressione, praticamente. Subito vengono, vengono criticati, ma loro dicono: no, no, no safety first, quindi non rompeteci le scatole. Eh, nel 1940 affrontano la loro prima via in ambiente alpino e eh, sono al Snow Patch Spire e eh, affrontano eh, una parete che, eh, che Kane aveva definito impossibile e che Fritz Wissner, che è stato anche lui di origini eh, austriache ma è stato un, un grande protagonista dell'alpinismo americano eh, aveva scartato perché dice tentare di salire una, una via del genere sarebbe come ridursi a infilare ferro nella roccia vergine, quindi non, io non ci provo neanche. Loro ci provano, affrontano uno dei primi bivacchi in parete nella storia dell'alpinismo americano e eh, raggiungono la cima questa volta senza l'uso dei bolt. Ecco, queste due salite eh, ci fanno capire che eh, in pochissimo tempo, nel giro di... 4-5 anni eh, i Sierran sono diventati i più forti alpinisti di tutto il continente nella scalata su roccia. Eh, ed è, è un, una, un, una progressione veramente, veramente impressionante. Tutto si arresta, ovviamente, come è successo in Europa, con l'arrivo della seconda guerra mondiale. Subito dopo la guerra. Eh, la situazione negli Stati Uniti è un po' diversa perché loro la guerra l'avevano vinta. <ride> L'Italia e, e, e la Germania, insomma i paesi che avevano condotto l'alpinismo in Europa negli anni 30, sono usciti distrutti dalla guerra. e Invece l'America è invasa nel dopoguerra da materiali <coughs> che sono fondamentali per l'alpinismo: zaini, eh, scarponi. Eh, abbigliamento ma soprattutto le, le prime corde in fibra sintetica eh, i moschettoni in alluminio eh, anche i chiodi cioè tutti quei materiali che prima della guerra gli scalatori dovevano importare a caro prezzo dall'europa adesso si trovano in abbondanza e, e questo stimola ulteriormente la, la scalata su roccia in, uh, nella Yosemite. proprio lì nel 1946 fa la sua comparsa questo strano personaggio, si chiama John Salate è un fabbro della cittadina di San Matteo e sta vivendo a 46 anni sta vivendo un periodo particolare della sua vita. Ha divorziato dalla moglie, ha un sacco di problemi di salute e allora decide di curarsi sia nel corpo che, che nello spirito andando nella natura selvaggia, si presenta in Iosemiti. Eh, I compagni rimangono un po' basiti perché è uno che fa, fa questa dieta vegetariana strettissima, mangia solo delle insalatine in pratica, poi ogni tanto parla con i suoi angeli, quindi vabbè. Eh, però, però è un simpatico compagno di scalata. E addirittura, nella prima scalata che fanno insieme, lui non, non, non ha mai messo le mani sulla roccia, non ne sa nulla. No? Eh, sale da secondo. Arriva in sosta. Il primo parte. Arriva la sosta sopra e gli grida: molla tutto il primo recupera la corda e alla fine della corda non trova salate. E lui compare poco dopo e dice: eh, Mi hai detto di mollare tutto. Io ho mollato tutto. Insomma, Si capisce che è uno che vabbè è un po' fuori di testa, ma eh, le capacità ce le ha. Ha le capacità di scalatore, ma anche le capacità di un mh, quella capacità. Pratica che, che, che un fabbro deve avere e, e di intelligenza anche nel guardare, nel capire le cose. La prima cosa che vede è che i chiodi che utilizzano, eh, che sono chiodi di ferro dolce, non vanno bene per le fessure della Yosemite, per il granito duro, perché faticano ad entrare, perché si deformano subito. Una volta dentro, non. Non garantiscono una buona presa e soprattutto non si riesce a tirarli fuori perché mh, prendono, si piegano, si storcono. Allora lui torna nella sua, nella sua bottega di fabbro, prende le palestre, eh, l'acciaio delle palestre di una vecchia Ford e con quelle comincia a forgiare dei chiodi di acciaio duro. Questi chiodi diventano l'arma segreta con cui lui, ma poi anche tutti gli altri scalatori di Iosemiti eh, conquisteranno le grandi pareti e le grandi vie della valle. E il Salate si mette subito a, a confronto con, um, con una delle, delle strutture più eh, impressionanti e, e, e spettacolari della, della valle, È la, la Lost Arrow, la Freccia Perduta. Questa, Pinnacolo che si, si stacca. Dalla, dalla, dalla costone della valle e sale, sono circa 700 metri di, eh, di roccia. Ehm, La fronta, una prima volta si cala praticamente dalla, dal bordo dell'altopiano, si cala fino all'intaglio. La fronta arriva quasi a pochi, pochi tiri dalla cima, ma arriva al buio. E siccome nessuno, eh, quasi nessuno dei, dei Sierrans era abituato a bivaccare, decide di tornare indietro e, e rinuncia alla salita. Eh, poco dopo, nello stesso anno, eh, affronta la parete sud-ovest dell'Alfdom, che non è quella magnifica che sembra tagliata da un coltello, rimane un po' più defilata, però eh, segna anche qui un passaggio in avanti perché... Per la prima volta in Iosemiti si realizza un bivacco. Questa volta va eh, apprezzato: bivacca con 150 dei suoi chiodi e un solo bolt. Esce da una via che comunque ha delle difficoltà molto elevate. Nel 47, Salatè torna sulla eh, Questa volta sale proprio dal basso, non dall'intaglio, dal basso, fa tutto il cammino porta fino all'intaglio e da lì arriva, arriva fino in cima questa volta i bivacchi sono cinque sono eh, in qualche modo comincia a profilarsi quello che sarà lo stile delle grandi salite in iosemiti eh, cioè salite dove si stanno tanti giorni in parete mm, questo è eh, è un po una caratteristica che è legata anche all'ambiente della iosemiti cioè non siamo mh, in, a, quote, a quote alpine, siamo a, a bassa quota in un luogo dove il tempo è particolarmente stabile e quindi ci si può permettere di, di, di soggiornare così tanto sulle, sulle montagne. E nel 1950 Salate fa la sua ultima ascensione nella valle eh, con Allen Steck, sempre in cinque giorni supera la parete della Sentinel Rock, mh, realizzando un capolavoro che ancora oggi impressiona i ripetitori, eh, soprattutto chi non è abituato allo stile di scalata in Yosemite. E io ho conosciuto anche personalmente ottimi scalatori europei, gente che insomma, scala su, su, su difficoltà molto, molto elevate, gli 8B, gli 8C che eh, di fronte ai camini della Stex Salate ha detto, eh, insomma, ci pensi quando sei lì due volte prima di fare un movimento. E questa è, è la sua ultima grande via. Poi, eh, come era arrivato, Salate scompare. Torna in Svizzera e qui lo vediamo sotto al, al Cervino e probabilmente non, non scala mai più. E questa foto che ho rubato brutalmente dal web. È lui che eh, dona la sua attrezzatura da arrampicata a, a un giovane arrampicatore. Il posto di, di Salate negli anni 50 viene preso da due straordinari capi capiscuola. Eh, il primo è, è Royal Robbins, che quando arriva in Yosemite è un ragazzino di 17 anni. Eh, ha iniziato a scalare nell'area dei takis che sono uh, delle piccole pareti nel sud della California, dove però a differenza di Yosemite, il, eh, il granito è particolarmente ruvido, pieno di, eh, di knob, di funghi eh, e quindi consente eh, una scalata, consente lo sviluppo di una scalata in arrampicata libera eh, molto evoluta e lui porta questa, questa capacità a Yosemite e infatti nel 52 eh, per sbaglio, nel ripetere una via, sale dritto e apre una, una variante che diventa la prima via di sesto meno della valle. Attenzione, eh, siamo nel 52, la via più difficile della Yosemite è sesto meno. Nelle Alpi si fa bene, il, il sesto superiore è, si è già fermato da, da un bel po'. Assieme a, a Robbins compare in valle Warren Herding, eh, che esordisce aprendo la via più lunga della valle sulla Middle Cathedral, e anche lui anche lui è un ottimo scalatore in libera. Infatti, percorre la via di, di Salate allo Serro quasi in quasi completa arrampicata libera, questi due personaggi eh, sono pronti per fare il grande salto cioè fino ad allora. I due, eh, le due principali pareti della valle, quindi la nord ovest del, dell'Alf Dome e eh, il, la parete del Capitan, non sono state sostanzialmente toccate. Eh, nel 1956, in, insieme in cordata, Robbins e Herding tentano la salita della nord-ovest dell'Alf ma insomma sono costretti a, alla rinuncia. Erding torna l'anno successivo, convinto eh, di essere il primo a metterci le mani, ma scopre che Robbins e i compagni lo hanno preceduto e li vede ormai su, vicino, vicini alla cima. Eh, la cosa insomma, sicuramente non gli fa piacere, però, però si fa trovare, fa la, la via normale e si fa trovare in cima e gli porta birra e panini per, per festeggiare. Ecco, là, eh, con l'apertura di questa spettacolare via sull'Alfdom arriva il, eh, anche in Iosemiti il grado 6 della scala di impegno ambientale. Grado 6 vuol dire una via in ambiente particolarmente isolato, con eh, l'avvicinamento che richiede una giornata, la salita che richiede più giorni e, e bivacchi in parete. E, eh, la discesa eh, ugualmente impegnativa. Erding ha eh, subito la possibilità di rifarsi e, infatti, infatti eh, l'anno successivo si dedica al, al suo grande sogno: che è quello di salire il Capitan. Eh, sono mille metri di, di granito. Uh, spesso verticale ma c'è un punto di, di debolezza e il punto di debolezza è uh, quel naso il nose lo chiamano, prominente che uh, in qualche modo mh, segna la parte più di massimo dislivello della parete però è anche la parte dove guardando col binocolo si vedono delle cenge, dei punti dove potersi fermare a fare i bivacchi. Erding va proprio lì perché ha già deciso che per fare una montagna del genere eh, bisogna adottare un, un assedio in, in stile malayano, cioè con le corde fisse. Corde fisse che ai tempi risalivano con i nodi autobloccanti e quindi sa che sarà un'impresa un'impresa veramente titanica. Infatti Tornerà più volte in parete per un totale di 40 giorni nel giro di due anni perché nel frattempo, cosa succede? Che questa, questi arrampicatori impegnati su questa parete diventano un'attrazione per i turisti. Quindi d'estate, i turisti che, che guidano sulla strada della valle guardando in su, finisce che si scontrano con, con, con le auto uno con l'altro. E allora i ranger vietano la scalata d'estate. Quindi sono gli tocca interrompere ulteriormente. Eh, a novembre del 1958 l'assedio termina, uh, finalmente uh, Erding riesce a raggiungere la, la cima del, del capitan dove lo aspettano le televisioni, i giornali eh, e lo, questa, questa salita è diventata epica e, e viene pure lui era pur essendo un personaggio molto selvatico era anche bravo a cogliere le opportunità di, di, di promozione e, ed era uno che sapeva dire le parole giuste al momento giusto infatti al giornalista che lo intervista chiedendogli come ci si sente dopo aver conquistato il Capitan e lui risponde in questo momento il Cap mi sembra molto più in forma di me Quindi... E la risposta di, di, di Robbins uh, a Erding non si fa attendere. Nel 1961 uh, affronta con Chuck Pratt e Tom Frost anche lui la grande parete del Capitano, Sale su una, su una via che ha più o meno la stessa lunghezza, è ancora più uh, verticale e strapiombante. Ma sale adottando uh, la sua etica rigorosa, cioè utilizza le corde fisse solo su un primo tratto, dopodiché la cordata parte e comincia a navigare in questo mare gigantesco di, di, di granito tagliandosi i ponti alle spalle, cioè salgono senza l'ausilio delle corde fisse e quindi questo vuol dire che visto anche quanto è strapiombante la parete, devono arrivare in cima, non hanno la possibilità di tornare indietro. Eh, ce, la fanno, ce la fanno e salgono usando solo 13 volt su più di 900 metri di parete ed è sicuramente eh, un'altra grandissima impresa. Ah, una cosa, tra l'altro, salgono utilizzando anche loro una... Un'arma speciale che sono i RARP, Realized Ultimate Reality Piton, eh, i chiodi realizzati per eh, la realtà estrema. Sono praticamente delle lame di, di rasoio che entrano di qualche millimetro nelle righe superficiali della roccia e tengono solo il peso sufficiente per sostenere uno scalatore. Non ci puoi volare sopra, ma se piazzati bene ci puoi stare per mettere un altro, e poi, poi, poi un altro, e poi un altro, e poi un altro. E con questo, questo sarà il, lo strumento con cui verranno realizzate questa via, ma anche le, 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 grandi, eh, le grandi salite successive. Eh, questa cosa è, è particolare perché mentre in, nelle Alpi il l'arrampicata artificiale diventa qualcosa che banalizza la scalata. Negli Stati Uniti, quell'idea quell che era cominciata con i Safety First dei Craigmont, pian piano si trasforma in una vera e propria arte, dove pur di non bucare la roccia si utilizzano questi strumenti e poi gli Skyhook sono dei ganci di... di Acciaio che vengono semplicemente appoggiati sulle rughe minime o sui buchetti della roccia e tutto diventa più precario. Estremamente pericoloso, estremamente psicologico. però questa è la strada dell'artificiale adottata da, da Yosemite. E qui siamo ormai nel pieno della Golden Age, l'epoca d'oro di, uh, di, di Yosemite. Uh, Uh, Robbins e Erding sono sempre i capiscuola per tutti gli anni 60, però entrano in scena anche nuovi protagonisti come Yvonne Chuinard che lo vedete qui in questa foto, lui eh, era un ragazzo che girava per, i, per eh, le varie aree di arrampicata vendendo i chiodi che forgiava lui nella sua officina, ereditando l'arte di, di Salaté e oggi è il padrone della Patagonia. non non l'area, ma la, la multinazionale. Padrone, l'ha venduta, è vero, l'ha venduta. Però è, è stato, è stato il, il fondatore di Patagonia. Ecco, è lui che nel 64 apre il North America Wall. Eh, è praticamente la prima via del settore più strapiombante del Cap e si chiama North America Wall perché lì c'è una... Un, uh, una macchia di, di granito scuro che ha la forma, del, ma proprio precisa precisa del, del Nord America. E ecco, nel 68 è ancora Robbins a piazzare una, un colpo magistrale, salendo in libera eh, il Muir Wall, una grande via aperta da, proprio da Chuinard sul Capitan, ed è il primo uomo che, eh, salendo in solitaria, ed è il primo uomo che in nove giorni percorre in solitaria tutto, eh, tutta la parete di El Capitan. Ecco, a questo punto, a metà degli anni 60, eh, l'alpinismo americano ha, almeno nella scalata su roccia, decisamente surclassato quello europeo e se ne accorgono gli americani stessi quando Robbins viene nelle Alpi apre l'americana al Drew aprono eh, gli altri l'americana uh, al Fu o la, la direttissima ancora al Drew e, e sono le vie più difficili eh, mai aperte nel gruppo del Monte Bianco sono decisamente anche più di un passo avanti e gli anni 70 vedono uh, sono ancora nell'epoca d'oro di Yosemite ma Cambia qualcosa. Eh, prima gli arrampicatori andavano e venivano dalla valle, adesso diventano una comunità stanziale, la cultura hippie eh, si fonde con, eh, con la, la filosofia della, della wilderness. E eh, gli scalatori che, che sono che, che soggiornano a Camp 4, alla base del, del Capitan. E diventano un gruppo coeso di, di emarginati sociali sostanzialmente. Loro sono in netto contrasto con l'American way of life. Eh, vogliono eh, vivere di scalata, vogliono vivere de, de, di questi loro sogni in mezzo alla natura. Eh, vivono di filosofie orientali, hanno un approccio molto libero eh, all'uso delle, delle droghe, come avveniva in quegli anni. Ma soprattutto scalano tutti i santi giorni eh, e arrivano così ad avere un livello eh, di, di, di preparazione fisica e mentale assolutamente eh, mai visto prima. In quegli anni compaiono anche le prime scarpette d'arrampicata che sostituiscono gli scarponi, e questo fa fare un ulteriore balzo in avanti, soprattutto alla scalata libera. Protagonisti degli anni 70, sicuramente sono Charlie Porter, eh, che è stato eh, uno dei più una, una meteora dell'alpinismo americano, perché poi sono stati pochi i suoi anni di scalata, poi si è, si è dedicato ad altro, all'esplorazione, alla ricerca scientifica, anche e è lui che nel '72 sale lo Shield, lo scudo nella zona centrale del, del Capitan, dove c'è questa. Questa fessura microscopica che lui riesce a superare con una linea di 35 RARP uno dietro l'altro. Eh, vuol dire che eh, cadere lì voleva dire sbottonare, come si dice in, in gergo, tutti i 35 RARP e arrivare fino in sosta e, e passare sotto, quindi con un, un volo di un'ottantina un di metri. E poco dopo Porter è da solo. Su una sulla via che battezza Zodiac. Zodiac è, è un nome che adesso a noi ricorda lo Zodiaco, ma in quegli anni Zodiac era il serial killer che stava terrorizzando la, la West Coast. E, e questo, questo nome probabilmente ricorda un po' le sensazioni che lui ha provato salendo questa, questa via potenzialmente mortale che infatti si. Eh, si guadagna il, il grado A4 eh, della scalata artificiale che sostanzialmente l'A4 vuol dire eh, morte certa in caso di caduta eh, l'A5 è morte di, 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 di tutte e due componenti della cordata perché non tiene neanche la sosta Vabbè, ma questa è una traumatologia che... e, ed è la via di artificiale probabilmente più difficile al mondo in quel momento Dicevo, il passaggio, di, uh, il passaggio di Charlie Porter è, uh, è fugace in Yosemite, ma il vero simbolo della scalata in Yosemite negli anni 70 è Jim Bridwell. Uh, Bridwell è fortissimo in arrampicata libera, fortissimo in arrampicata artificiale e dalla Yosemite partirà per andare a salire le montagne più difficili in Patagonia, uh, così come in Himalaya. Una delle prime ripetizioni del, del Serro Torre è proprio sua. Eh, tra l'altro, ci mettono un paio di giorni, una, una salita velocissima. Eh, in Yosemite, lui firma eh, salite che ancora oggi eh, sono considerate fra le più difficili, come Pacific Ocean Wall nel eh, 1975, o Sea of Dream, Il mare dei sogni nel 1978. Eh, rimane famosa eh, un episodio dell'apertura di Sea of Dream quando eh, Bridwell sta salendo un tiro da secondo, lo schioda, arriva in sosta e praticamente si accorge che il, il compagno aveva fatto la sosta su, solo su cinque RARP. No? Quindi non c'erano chiodi veri, non c'erano volte eh, ma solo cinque chiodini e quella era la loro sosta su cui erano appesi tutti e tre. Ci voleva un po' di psichedelia per affrontare queste, eh, queste, questo tipo di difficoltà. E infatti è cambiato tutto dai tempi del safety first. Ecco, una cosa da tenere conto è questa: che mentre in Europa il trionfo della scalata artificiale segna per un paio di decenni. Eh, sostanzialmente la stasi se non un arretramento della rampicata libera. In Iosemiti questi due aspetti vanno avanti assieme e con una progressione eh, pazzesca. Abbiamo visto negli anni 60 ci sono le prime vie di sesto grado, negli anni 70 vengono salite vie sicuramente di settimo più. Eh, addirittura Henry eh, Barber ripete in, in free solo cioè in arrampicata libera e slegato la Stex alla, te, alla, alla Sentinel Rock. Nel 75-75, Ron Koch eh, e compagni salgono Astroman, eh, no, nono meno, quindi un livello pazzesco ancora ai giorni nostri. Nel 77, eh, Ray Jardin sale Phoenix, una, una fessura dove il grado arriva al nono. E tutto questo proprio in quegli anni 77-78 in Europa si tengono tanti dibattiti sull'esistenza o meno del settimo grado e lì siamo al nono grado. No, no, loro li hanno saliti in libera in quegli anni. Sì, sì, sì. Sono eh, tipo. Eh, la via eh, alla Stexa era stata salita in artificiale e Henry Barber ha fatto eh, non solo la Libera ma il Frisolo. No, no, ma è, è pazzesco eh, pensare a, a che livello erano arrivati in quegli anni. Addirittura nel 1980, Ray Jardin tenta la Libera del Nose nel 1980. Soltanto che eh, quando arriva nel punto dove eh, Erding e compagna hanno dovuto fare il grande pendolo, il king swing, non potendo fare diversamente, eh, decide con uno scalpello e un martello di scavarsi gli appigli per traversare. Eh, la cosa fa talmente scandalo in, in Yosemite. Che Jardin eh, viene letteralmente cacciato dalla valle e non potrà più farci ritorno, perché sennò probabilmente lo avrebbero massacrato di botte. E, però c'è da dire una cosa: che ancora oggi i, chi fa il, i pochi che fanno il nosing libera utilizzano la variante con le, le, le tacche scavate da, da Ray Jardin. Ecco, cioè, ecco, abbiamo visto prima eh, negli anni 70 l'arrampicata um, libera in Yosemite decisamente al di sopra del livello uh, europeo nel giro di neanche una decina d'anni uh, le cose si invertono cioè nasce l'arrampicata sportiva in Europa è un'arrampicata molto più libera mentalmente dai limiti che avevano gli americani perché loro uh, tendevano a rifiutare l'uso dello spit, eh, non concepivano che quando tu provando una via in libera eh, ti devi fermare su un chiodo, eh, riparti dal punto dove ti sei fermato. No, loro si calavano fino a terra e ripartivano. E questo blocca l'evoluzione del grado. E intanto nelle falesie dell'Europa eh, i francesi, eh, i tedeschi e gli inglesi anche molto più eh, diciamo eh, smaliziati, molto più liberi mentalmente, spingono avanti ulteriormente il livello rispetto a quello raggiunto dagli americani. E è proprio quando gli americani acquisiscono quest'ottica che la spinta verso verso l'alto riprende. È una Straordinaria impresa del, degli anni '80, nell'87, quella di Peter Croft, il grande scalatore solitario, che concatena in free solo il rostrum eh, e eh, Astromen nella stessa giornata in free solo. Nell'88 Todd Skinner e Paul Piana salgono in libera la sala T eh, Il grado è, è, è il decimo meno, 8 a più della scala francese. Eh, però non è un, una salita in perfetto stile, perché lasciano salgono lasciando eh, le fessure già attrezzate, eh, quindi con, con le protezioni già messe, e non concatenano tutta la via in libera in giornata. Questo, questa eh, realizzazione incredibile, riesce nel 1994 all'Inil, che sale in libera in giornata mettendo le protezioni dal basso tutti i tiri del nose. Il grado massimo è decimo più, 8 b più della scala francese. E questo è l'inizio di una nuova età dell'oro. Perché si comincia a guardare alle big wall della valle non come un teatro di scalata artificiale, ma come a un immenso giardino dove si possono Tentare salite in arrampicata libera di livello eh, mai visto prima. Eh, come vi dicevo prima, ancora in questi anni, i, gli europei sono più avanti. Infatti, i protagonisti nella seconda metà degli anni 90 diventano i fratelli tedeschi Alex e Thomas Huber. Eh, loro salgono in Libera, stavolta in, in bello stile. Eh, la Saraté salgono in Libera Zodiac. Eh, e poi cominciano ad aprire su El Capitan delle vie pensate appositamente per la Libera. Eh, El Nino, Golden Gate, El Corazon, eh, Free Rider, sono tutte vie eh, dove il grado sta tranquillamente sopra il nono meno e, e arriva eh, fino, fino al decimo più e oltre. Gli americani non ci mettono molto a, ri, a rimettersi in linea perché negli anni 2000... Eh, arrivano i giovani Tommy Caldwell e, e Alex Ondol che eh, sono in grado di ripetere in libera le grandi vie di El Capitan eh, addirittura concatenano più vie in libera in giornata sul Capitan e eh, nel, mille, nel 2014 eh, Caldwell e Kevin Jorgensen salgono quella che è anche al momento attuale la, la via eh, di roccia più difficile al mondo, che è la Downwall. Eh, praticamente è, è una via che concatena de, diverse parti di, di vecchie vie in artificiale, eh, vie che avevano alcune di queste eh, salite da anche ancora da, da Harding. Eh, Lì il grado arriva all'undicesimo, quindi al 9A, il 514D della scala americana. Eh, ci mette a, a realizzare il suo sogno, Caldwell ci mette più di 100 giorni complessivi, divisi in, in varie sessioni e nell'ultima sta in parete col compagno 27 giorni consecutivi. Eh, sembra un exploit eh, addirittura insuperabile, ma nel 2017... Alex Honnold eh, realizza quello che nessuno avrebbe mai pensato possibile, cioè sale slegato in libera eh, la parete del Capitano, sale lungo Freerider, che è la via più facile, tra virgolette, del Capitano, dove il grado arriva fino al nono e al, al 7C, e, e è il primo uomo a realizzare questa uh, quest impresa, eh Quali altri exploit sarei in grado di ospitare nella valle? È difficile dirlo, eh? Però, eh, però, questa, questa frontiera, questo ovest americano, ci ha abituato, l'abbiamo visto negli anni, a, a reinventarsi. ehm in mezzo fra quelle, quelle grandi piante, quelle grandi conifere, quelle grandi pareti, c'è sempre qualcuno che, che riesce a, così, a dare vita a un nuovo sogno, a, a una nuova, un nuovo sguardo sulla, sulla scalata, sull'alpinismo, e, e quindi chi lo sa, la frontiera è ancora aperta. Bene, grazie molte, grazie molte dell'interessantissima, eh, interessantissimo racconto sull'alpinismo su roccia, su ghiaccio. Ora, eh, devo dire che mi ha colpito molto questa, eh, questa distanza che poi alla fine eh, tra, tra, tra la cultura occidentale nostra e la cultura occidentale loro, questa difficoltà di intersecarsi, questo vedersi come mondi lontani. Oggi non ci siamo chiaramente abituati, ci, manca, ci vuole poco per vedere. Un, 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 in diretta un americano che scala o, o altrettanto per, per quanto riguarda loro eh, ci vuole poco a prendere un aereo e arrivare dall'altra parte del mondo eh, sicuramente erano due mondi lontanissimi che poi si sono intersecati è stato uh, è, è bello anche il fatto che comunque si siano in qualche modo eh, diciamo uno abbia insegnato all'altro metodi e modi diversi poi alla fine si sono sempre intersecati ma non tanto nell'attività normale di tutti i giorni, come normalmente i chilometri non possono uh, permettere, ma quanto invece nel, nello spostare avanti l'asticella verso nuovi orizzonti. Io non so se qualcuno di voi ha una domanda da fare a Serafino. Vuoi aggiungere qualcosa? Assolutamente dimenticato, John Gill, in questo contesto, oppure. È uno dei, dei tantissimi importantissimi, che, che ho dovuto tralasciare. Eh, L'ho tralasciato perché non mi sono uh, soffermato sulla storia del, del bouldering, eh, che è stata un po' il, la, la sua attività più, più, più rappresentativa. Eh, ho dovuto fare delle, delle scelte con l'accetta e e quindi sì, sì, sì ma ce ne sono ma addirittura ci sono intere aree che, che, non, ho, che non ho citato qui ma, ma neppure nel libro eh, cioè tutta la, la zona del, degli Appalachi eh, le falese degli show Gangs, eh, eh, hanno dato vita a una, a una storia eh, non alpinistica ma arrampicatoria davvero peculiare che sarebbe bello conoscere e raccontare Solo due parole velocissime. Eh, quella era la zona dei bostoniani, no? dei, de, de, eh, dei nobili dell'alpinismo americano, quelli che avevano iniziato l'esplorazione delle Canadian Rockies, però diventa anche la zona dove nascono le grandi città industriali e quindi c'è un proletariato urbano che va eh, a scalare. E Questo pro proletariato non ha i soldi ovviamente per andare verso le Canadian Rockies, ma uh, frequenta le, le falesie e, e si, si rendono conto no, di, questa di questa distanza tra loro e i membri della Palachian Mountain Club. E si battezzano come i Vulgarians, eh, loro sono i i i i la gente del volgo. No? Ma è addirittura. Diventano delle vere e proprie bande, cioè hanno una divisa come le bande dei motociclisti, e spesso succede che chi va a scalare nei loro luoghi insomma, non, non è bene accetto, diciamo. Però, però danno vita a una, una tradizione di scalate eh, di altissimo livello, soprattutto sugli strapiombi di, di calcare, eh, in cui sono, sono maestri. E, questa è una delle tante storie che non ho raccontato. Un minuto ancora. Un'altra che non ho raccontato è la storia di Layton Core. Eh, Layton Core è stato probabilmente uno dei più grandi scalatori americani, eh, originario del Colorado, è stato l'uomo che ha aperto le grandi vie sul Diamond eh, e un globetrotter della scalata, cioè negli anni 50 in cui... Ciascuno scalava nelle proprie zone, i Sierrans scalavano gli Osemiti, eh, quelli dei Tetons scalavano lì. Lui è uno che ha girato e, eh, e questo sua eh, girare lo ha reso particolarmente poliedrico. Eh, infatti le leggende narrano che i, i, i Sierrans erano molto eh, orgogliosi del fatto che quando quelli da fuori venivano a scalare gli Osemiti non si schiodavano. No? Non, non erano in grado di, di, di salire, cioè venivano traumatizzati dalla difficoltà della scalata. Le leggende narrano che Cora arriva e dice: Qual è la via più difficile? E', <ride> e quella lì, pam Pancor va, la sale in tempo di record. E, e questo eh, dice molto sulla, sulla, sulla leggenda, eh, e poi tanti, tanti altri, insomma. Ce n'è così di storie da raccontare. E non abbiamo parlato di Patagonia, figuriamoci che è l'altra metà del libro, che poi chissà, magari Sara potrà venire. Sì, La Cordigliera, La Cordigliera, certo. È un libro a sé ancora. Eh. Benissimo, eh, vi ringrazio molto di essere venuti qua stasera, vi ricordo giovedì prossimo parleremo, torneremo nelle nostre terre, parleremo di Cornostella. se avrete voglia saremo qua. Buona serata e buonanotte.